Bentrovati nel cuore pulsante dell'informazione online. Benvenuti in Top 5 News Italia. Benvenuti nel nostro oroscopo settimanale, che altro non è che una previsione del futuro basata sulla posizione dei pianeti e dei segni zodiacali. È un'antica pratica che esiste da secoli e che ancora oggi è popolare tra molte persone. L'oroscopo settimanale può fornire informazioni su diversi aspetti della vita, come la carriera, l'amore, la salute e le relazioni. Può aiutare le persone a prendere decisioni e a pianificare il proprio futuro. Tuttavia, è importante ricordare che l'oroscopo è solo una previsione. Non è un assoluto e non può prevedere con certezza il futuro. È uno strumento che può essere utilizzato per conoscere meglio se stessi e il proprio percorso di vita. Di seguito trovate tutte le sue previsioni dal 17 al 23 luglio. Ariete. Questa settimana sarà un periodo di grande crescita per te, Ariete. La tua personalità brillante e la tua saggezza saranno al massimo della loro potenza e sarai in grado di raggiungere grandi cose. Tuttavia, fai attenzione alla tua salute, che potrebbe essere un po' fragile in questo momento. Presta attenzione alla tua dieta e al tuo esercizio fisico e cerca di rilassarti il più possibile. Sul fronte dell'amore, le cose potrebbero essere un po' sottotono in questo momento. Tuttavia, non disperare. La fortuna è dalla tua parte e presto troverai l'amore che meriti. Nel frattempo, concentrati su te stesso e sulla tua crescita personale. Infine, cerca di bilanciare meglio il tuo lato spirituale con quello pratico. Trova il tempo per meditare, pregare o praticare altre attività che ti aiutino a connetterti con il tuo lato spirituale. Questo ti aiuterà a rimanere centrato e in pace, anche quando le cose si fanno difficili. La chiave del successo è l'azione. Nessuno è riuscito a raggiungere qualcosa di grande senza lavorare sodo. Napoleon Hill. Buona settimana, Ariete. Toro. Questa settimana sarà un periodo di grandi cambiamenti per te, Toro. La tua personalità forte risalta comunque e hai un'eccellente compatibilità con gli altri grazie alle tue fantastiche abilità sociali ed emotive. Sebbene la tua avventurosità possa essere bassa, il tuo equilibrio interiore è invidiabile. Fai attenzione alla salute e rimani concentrato sulla carriera perché potrebbe esserci qualche sorpresa finanziaria all'orizzonte. Non importa quanto difficile sia la vita, non mollare mai sui tuoi sogni. Walt Disney. Buona settimana, Toro! Gemelli. Questa settimana sarà un periodo interessante per te, Gemelli. La tua personalità e le tue abilità di comunicazione sono al top, rendendoti irresistibile agli occhi degli altri. Sebbene ci siano alcune sfide in termini di salute e finanze, la tua fortuna è alta, quindi potrebbero arrivare delle sorprese positive. L'amore non ti manca ed il tuo lato avventuroso sta emergendo. Potresti dover lavorare su equilibrio interiore, ma nel complesso stai bruciando con energia positiva. È meglio essere una persona che una cosa. Khalil Gibran. Buona settimana, Gemelli! Cancro. Questa settimana sarà un periodo di grande energia e creatività per te, Cancro. Fai attenzione alla tua salute, che potrebbe essere un po' fragile in questo momento. Nonostante la fortuna sia al tuo fianco nel campo delle finanze e dell'amore, è importante mantenere un equilibrio interiore ed essere consapevoli della tua emotività. La saggezza non ti manca, ma cerca di migliorare le tue abilità sociali. La vita è un'avventura, non una routine. Paolo Coelho. Buona settimana, Cancro! Leone. Questa settimana sarà un periodo di grande passione e avventura per te, Leone. La tua personalità ardente splende come sempre, ma occhio alle tue finanze. È il momento di fare attenzione. Amore e avventurosità sono al top, vivi quindi ogni situazione con passione ed entusiasmo. La salute risulta un po' ballerina, prenditi cura di te stesso. Sulla carriera qualche nuvola all'orizzonte, ma niente paura, la tua energia ti porterà lontano. Rimani equilibrato e ascolta il tuo lato spirituale. La paura è la più grande prigione del mondo, Nelson Mandela. Buona settimana, Leone! Vergine. Questa settimana sarà un periodo di alti e bassi per te, Vergine.
Da una parte la tua personalità brilla come non mai, affascinante, creativa e carica di saggezza. E questo ti porta avventure inattese. Ma attento a quel lato oscuro della forza. Le finanze sono all'orizzonte nero e la salute ballerina su un filo sottile. Non sprecare energie su ciò che non puoi controllare. Invece lavora sulla tua adattabilità per navigare in acque turbolente. Non possiamo controllare gli eventi della nostra vita, ma possiamo controllare la nostra reazione ad essi. Dalai Lama. Buona settimana, Vergine. Bilancia? Questa settimana sarà un periodo di grande armonia e serenità per te, Bilancia. La tua personalità è come un faro nel buio per gli altri e la tua avventurosità ti renderà protagonista di situazioni inaspettate. La carriera potrebbe riservarti delle sorprese piacevoli, mentre sul piano finanziario dovresti prestare più attenzione alle tue scelte. A livello emotivo sei stabile, ma non dimenticare il tuo lato spirituale che richiede nutrimento costante. Nonostante tutto, c'è aria di novità nell'amore e le stelle prevedono momenti molto intensi. Non pianifichiamo il futuro ci pianifica. Jean-Paul Sartre. Buona settimana, Bilancia! Scorpione. Questa settimana sarà un periodo di grande passione e intensità per te, Scorpione. La tua personalità potente ed emotiva spicca in questo periodo. L'amore è al massimo del suo splendore. Goditi ogni momento. Nonostante una fortuna un po' altalenante, la tua carriera è sulla strada giusta grazie alla tua saggezza e leadership naturali. Un piccolo consiglio. Lavora sull'equilibrio interiore per migliorare l'adattabilità e le abilità sociali che sembrano un pochino carenti ultimamente. Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi, Benjamin Franklin. Buona settimana, Scorpione! Sagittario? Questa settimana sarà un periodo di grande gioia e fortuna per te, Sagittario. La tua personalità vivace e allegra ti renderà irresistibile agli occhi degli altri e avrai molte opportunità di successo. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo ottimista e cerca di rimanere con i piedi per terra. La vita non è una destinazione, è un viaggio. Ralph Waldo Emerson. Buona settimana, Sagittario! Capricorno. Questa settimana sarà un periodo di grandi cambiamenti per te, Capricorno. La tua personalità seria e determinata ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Ma fai attenzione a non essere troppo duro con te stesso o con gli altri. Cerca di essere più flessibile e di adattarti ai cambiamenti. La speranza è l'unica cosa più potente della paura. Nelson Mandela. Buona settimana, Capricorno. Acquario. Questa settimana sarà un periodo di grande creatività e innovazione per te, Acquario. La tua personalità originale e fuori dagli schemi ti renderà un leader nel tuo campo. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo ribelle o anarchico. Cerca di essere più pragmatico e di trovare soluzioni concrete ai problemi. La creatività è la capacità di trovare soluzioni nuove e originali a problemi. Paul Guilford. Buona settimana, Acquario. Pesci. Questa settimana sarà un periodo di grande spiritualità e intuizione per te, Pesci. La tua personalità sensibile e compassionevole ti aiuterà a capire gli altri e a trovare soluzioni ai loro problemi. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo emotivo o a lasciarti trasportare dalle tue emozioni. Cerca di essere più razionale e di prendere decisioni basate sulla logica. La vita è un'opportunità, non una punizione. Oprah Winfrey. Buona settimana, Pesci. Questa notizia finisce qui. Per le altre trovate i links in descrizione. Grazie per averci scelto. Vi aspettiamo nelle prossime news.